Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, eccoci con la recensione di Honor 6 by Huawei, un prodotto interessante per due caratteristiche, l'hardware davvero top di gamma ed il prezzo molto contenuto. È un po' la risposta di Huawei alle recenti startup cinesi che stanno emergendo con prodotti molto innovativi ma offerti, soprattutto qui in Occidente, ad un prezzo molto concorrenziale. 299 euro per questo Honor 6 potrebbe valere fino all'ultimo euro speso, vediamolo più nel dettaglio. All'interno della scatola troviamo intanto un caricabatteria da 2A, quindi molto performante per caricare velocemente lo smartphone, un cavo USB, micro USB per il carica trasferimento file, cuffie abbastanza classiche, normali e in ultimo due pellicole per proteggere il dispositivo. Infatti Honor 6, pur essendo un dispositivo offerto sul mercato ad un prezzo abbastanza competitivo, è dotato sul piano fisico di vetro, sia sul retro che sul fronte. Quindi un materiale abbastanza nobile, abbastanza pregiato, piacevole al tatto e che riprende un po' le caratteristiche di Huawei Ascend P7, un dispositivo molto simile, solamente un pochettino più sottile e con i bordi in alluminio. Infatti su Honor 6 abbiamo alluminio e abbiamo sui bordi la plastica, ed è un materiale che secondo me è azzeccato in mezzo a due pannelli di vetro, perché conferisce al dispositivo una miglior presa, una miglior ergonomia. Purtroppo soffre anche lui, come il P7, di problemi di scivolamento se è appoggiato su superfici lisce. Comunque nel complesso è un dispositivo che si impugna bene, è abbastanza contenuto di dimensioni, abbiamo infatti un display da 5 pollici con risoluzione full HD, subito sopra la fotocamera da 5 megapixel vicino alla capsula audio, oltre a sensori di luminosità e di prossimità, sulla parte invece posteriore la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED, davvero un potente flash LED. Scritta Honor, la scritta Huawei si vede leggermente sulla parte inferiore perché Honor è proprio un marchio a sé stante, diciamo una branchia di Huawei, e questo probabilmente per voler differenziare il prodotto dalla lineup del produttore cinese. Sempre sul retro abbiamo anche la capsula altoparlante stereo, come dicevo sul bordo tutta plastica con slot per micro SD e micro SIM, abbiamo il tasto accensione e spegnimento standby, il bilanciere del volume, sulla parte superiore i sensori infrarossi per trasmettere e comandare altri dispositivi, secondo microfono per rimuovere il rumore di fondo, porta per i jack da 3.5 mm, audio ovviamente, sul fianco sinistro nulla, sulla parte inferiore invece la porta micro USB con il microfono principale. All'interno CPU Mali T628 con un processore octa-core Kirin 290 con architettura Big Little. Abbiamo poi una RAM di pari a 3 GB, quindi davvero un quantitativo molto interessante, memoria interna 16/32 espandibile con microSD come abbiamo visto poc'anzi, e connettività LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e GLONASS, e in ultimo, non per meno importanza, batteria da 3100 mAh, davvero molto interessante anche questo aspetto. Sul piano software invece già qui presenta qualche, non lacuna, però diciamo un software non proprio rinnovato. Android 4.4.2, quindi KitKat, però con Emotion UI 2.3, quindi la versione precedente dell'Emotion UI ormai è arrivata sui recenti smartphone di Huawei. Questo cosa comporta? Intanto che si tratta comunque di un dispositivo molto interessante, molto performante e senza problemi di stabilità e di reattività. Il problema è un po' forse le icone vetuste, le animazioni forse non proprio rinnovate e la somiglianza netta con iOS di Apple. Infatti già nella lock screen notiamo, se tiriamo sulla parte bassa verso l'alto, la presenza dei quick settings molto in stile iOS. Già dalla lock screen possiamo attivare la fotocamera, quindi una cosa molto interessante, oltre appunto ad attivare i quick settings dove possiamo andare a regolare ad attivare la calcolatrice, la torcia, lo specchio e quant'altro, e poi basta. Possiamo fare uno swipe da destra verso sinistra o sinistra verso destra per entrare nella home screen e quindi possiamo iniziare a parlare di software. Prima di fare questo però analizziamo il display. Si tratta di un display, come dicevo, LCD IPS da 5 pollici con risoluzione 1920x1080, quindi full HD, davvero un ottimo display, abbastanza luminoso, non è luminosissimo, però lo è abbastanza, come potete notare. Un display comunque molto bello alla vista, non si vedono i singoli pixel, davvero ben definito e con colori abbastanza, abbastanza reali. Il dispositivo poi si presenta, come dicevo, con una certa somiglianza da iOS
e con tutte le icone delle applicazioni rinnovate, e anche solitamente gli sfondi delle app installate dalla Play Store vengono modificate dal sistema. Quindi, ad esempio, la fotocamera ha uno sfondo rosa, giochi come Ingress hanno sfondi blu. Il problema di questo stile grafico è il fatto che tende a prendere il colore predominante dell'applicazione, dell'icona dell'applicazione standard. E di conseguenza l'applicazione tende a vedersi meno, o meglio, l'icona dell'applicazione tende a vedersi meno perché lo sfondo è molto, molto forte. Si nota soprattutto con la nostra applicazione di tutto Android. Sul pannello delle notifiche abbiamo già delle novità: possiamo infatti entrare nel notifico nelle scorciatoie, quindi toggle rapidi. Possiamo da qui attivare praticamente tutto ciò che vogliamo sul nostro smartphone, quindi 4G, wifi, la vibrazione, il suono, la rotazione automatica, lati mobili, modalità aereo, schermata, torcia, insomma, proprio tutto. Poi abbiamo il tasto impostazioni, anche questa è abbastanza rinnovata, abbiamo generali che sono le più diciamo, utilizzate, le più utili, e poi tutte dove possiamo andare a ritrovare tutte le impostazioni dettagliate. Cosa possiamo vedere qui? Intanto stile schermata home, dove ci permette di applicare una home più semplificata, più semplice. Abbiamo la gestione della memoria, della batteria, risparmio energetico, molto interessante questo perché possiamo andare ad attivare le prestazioni. Un risparmio energetico intelligente oppure un risparmio energetico ultra, abbiamo anche delle stime di tempistiche che il dispositivo riesce a reggere. E poi abbiamo la modalità salva schermo, vabbè, la solita animazione quando il telefono è a schermo spento. Abbiamo app protette, che sono applicazioni che se selezionate possono consentire l'esecuzione dopo lo spegnimento dello schermo, e poi anche un po' di funzionalità più tipiche di altri produttori, come ad esempio il controllo del movimento, e quindi ad esempio giriamo il dispositivo sul tavolo per metterlo silenzioso, magari per non rispondere ad una chiamata, oppure sollevare il dispositivo da tavolo quando sta ricevendo una telefonata per abbassare la suoneria, il volume della suoneria. Poi oppure ad esempio si può entrare nelle impostazioni della home e a questo punto si può scuotere il dispositivo per riordinarle molto velocemente. Quindi caratteristica aggiuntiva molto carina. Parliamo però di prestazioni, dopo aver parlato di display. Allora, riguardo la parte multimediale, l'audio non è stato molto curato su questo Honor 6. È forse la parte meno curata sia in capsula che sullo speaker posteriore. Infatti l'audio si sente tranquillamente, il volume è abbastanza buono, però in capsula tende a presentare un po' di rumore metallico durante le chiamate, mentre quello sul retro tende ad avere acuti troppo alti, quindi i bassi sono praticamente assenti, l'esperienza audio non è ottima, però comunque discreta. Invece riguardo le prestazioni del dispositivo, davvero si comporta molto bene, non ha mai impuntamenti, non ha mai problemi di stabilità, questo anche grazie ai 3 GB di memoria RAM che non si riempiono praticamente quasi mai. Se andiamo nel task manager notiamo che ce n'è sempre 1,5 GB occupati e 1,5 GB disponibili per aprire altre applicazioni. All'interno del browser anche lì non abbiamo notato particolari problemi, infatti sia su Android che su The Verge, sito molto più pesante, riesce a navigare molto velocemente, molto, in modo fluido e molto reattivo, sia nel pincetto zoom, sia nel pan, sia nel scrolling che nella navigazione delle pagine, quindi anche qui qui un ottimo voto invece per quanto riguarda l'esperienza di navigazione su internet. La stessa esperienza quindi di fluidità, di reattività, la si riscontra anche all'interno dei giochi come il Racing 3 che abbiamo installato ovviamente anche su questo Honor 6. Abbiamo tutte le animazioni, quindi davvero un'esperienza di gioco molto coinvolgente. Come dicevo, l'audio non è particolarmente ottimo, quindi qui si fa un po' sentire, però si può rimediare con l'utilizzo delle cuffie. E poi invece riguardo alla stabilità, davvero nessun problema, nessuna perdita di frame, e questo sempre grazie al processore più i 3 GB di memoria RAM. All'interno del parco delle applicazioni software troviamo vari giochi, varie app popolari, alcuni di questi vanno scaricati, ovvero abbiamo dei link praticamente sulla home screen e poi vanno scaricati attraverso il Play Store o attraverso applicazioni proprietarie. Negli strumenti abbiamo qualcosa di nuovo come ad esempio lo specchio, abbiamo la lente di ingrandimento, la calcolatrice, la torcia. Tutte applicazioni che sì e no utilizzeremo una volta nella vita, però che comunque sono presenti e possono risultare utili. Abbiamo anche ovviamente un'applicazione per gestire gli aggiornamenti di sistema. Nessun problema riguardo la ricezione, nessun problema riguardo la messaggistica,
La tastiera è la classica swipe, quindi può piacere o meno. Nessun problema riguardo al GPS, Fix avviene molto velocemente e in modo molto reattivo e fluido. Abbiamo poi la presenza del meteo, del calendario, insomma di tutte le varie applicazioni che solitamente conosciamo. Riguardo invece la batteria, punto molto importante, 3100 mAh la sua dotazione. Una batteria che permette sicuramente di aggiungere sera, quindi una batteria molto buona. Poi, nel caso in cui lo volessimo stressare molto di più, possiamo attivare, come dicevo, una delle modalità di risparmio energetico che aiutano a superare anche eventualmente la notte. Insomma, un dispositivo molto performante, molto prestante, un dispositivo che si presenta sul mercato con un prezzo di 299 euro, si presenta ottimamente sia sul fatto del design, della maneggevolezza, dell'ergonomia, sia sul fatto dell'hardware e delle prestazioni. Non da meno la fotocamera da 13 megapixel. Le mie aspettative, dato il prezzo, non erano molto elevate, però poi mi sono dovuto ricredere. Infatti, se apriamo l'applicazione, troviamo impostazioni abbastanza classiche, però quando scattiamo la foto con la modalità intelligente, lui poi cerca di ottimizzarla chiedendoci di aspettare qualche secondo. Il risultato finale è davvero una buona fotografia. Idem per i video, l'audio così e così. Però per il resto una fotocamera che davvero si comporta abbastanza bene e che può anche essere paragonata ai top di gamma presenti sul mercato in questo momento. Insomma, anche su questo aspetto Honor 6 non tradisce e con il suo prezzo risulta essere ancora molto più interessante. Come dicevo, 299 euro, un prodotto già disponibile sul mercato, ottimo come secondo me regalo. Speriamo però che venga presto aggiornato Android Lollipop o almeno alla Emotion UI 3.0, perché la 2.3 con KitKat è sì prestante, ma non così bella, diciamo visivamente. Poi, certo, sono pareri soggettivi, c'è chi può piacere e a chi no. Per il resto, ottimo prodotto. Grande Huawei Honor 6, davvero uno dei migliori prodotti mai visti quest'anno, soprattutto per la fascia di prezzo che va a ricoprire. E per Honor 6 questo è tutto, un saluto da Michele per tuttoandroid.net.